Ciao a tutti, bentornati a questo nuovo video di slowcookeritalia.it. Spero che il mio primo video, il ragù, vi sia piaciuto. Nel caso vi lascio comunque il link qua per andarlo a vedere. E prima di passare a presentare questa ricetta, il primo video ho fatto un peccato così di inesperienza, perché non mi sono assolutamente presentato. Io sono Roberto Sizia, sono l'ideatore del gruppo su Facebook Slow Cooker Italia, un gruppo nato circa 5 anni fa quasi totalmente per gioco e adesso ha raggiunto dei numeri molto importanti, perché siamo circa 10.000, una cosa inaspettata sicuramente per me, perché non era assolutamente previsto. L'idea delle video ricette è nata un po' dai mesi scorsi, dal famoso lockdown, in cui ho iniziato a fare dei video su YouTube per alcune cose, non di ricette. Da lì poi è partita l'idea di provare a fare poi qualche video di ricetta per la slow cooker, perché tanto mi piace cucinare tantissimo a bassa temperatura, soprattutto con la slow cooker, e quindi perché non provare a condividere con il mondo, diciamo così, le mie idee. Quindi io, come vedete, sono accompagnato appunto da un cuoco d'eccezione che è... Esatto, è mio figlio, che comunque condivide con me la passione per la cucina, e quindi perché non far vedere anche a lui, insegnare anche a lui come si sta in cucina e come si cucina. Sicuramente è un'ottima cosa. E a proposito di cucina, come vedete la mia cucina è un casino totale, nel senso, perché è una cucina, come la chiamo io, vera, quella di tutti i giorni, quella che abbiamo noi magari nelle nostre case, piccolina, con tantissimi attrezzi, perché io qualsiasi orpello nuovo me lo compro, e quindi adesso abbiamo anche sparecchiato un pochettino, perché altrimenti vedevate di tutto qua sopra, quindi un minimo di ordine l'ho fatto. Ma la vera cucina forse è questa, quella comunque di tutti i giorni, dove lui ha fame, il gatto ha fame, c'è la televisione accesa, il volume è alto, e tutti vogliono mangiare e tutti vogliono fare qualcosa. Ecco, secondo me la vera cucina è proprio questa, quella ovviamente di tutti i giorni, senza ovviamente togliere nulla ai ristoranti, ai grandi chef, ma è un altro tipo di cucina. Quella che piace a me è quella, proprio quella familiare. Per quello, comunque, ne vedete nei miei video, ci saranno tutti i membri della mia famiglia, perché comunque, secondo me, la cucina è quella che unisce tantissimo un gruppo, una famiglia. Quindi adesso basta parlare, perché anche il mio cavalletto umano si sta stancando da proprio segni di debolezza. Iniziamo la cottura. Che cosa cuciniamo oggi, chef? Cosciotti di pollo! Esatto, cosciottone di pollo, cosciotti di pollo per 6 ore a bassa temperatura. Ma non è 6 ore. Ecco, lo chef Lolo sa sicuramente meglio di me come si cucina. Ha ragione, 5 ore a bassa temperatura, e adesso basta parlare, cuciniamo, a dopo. Ciao! Bene, adesso incominciamo con questo commento di compagnia, perché questa ricetta è molto molto veloce. Qua scorrono veloci anche gli ingredienti, e sempre velocemente presentiamo il nostro chef Lollo. Ciao. E anche una new entry, il trepidomano, che si presenta, si chiama Luisa. Ciao a tutti. Ecco, Luisa, che va a dire in giro che è mia moglie, ma non credeteci troppo, mi raccomando. Bene, partiamo con la ricetta e facciamo un letto di patate. Qui Lorenzo ha voluto tagliare lui le patate, e io con 2000 occhi ho cercato di evitare che mettesse nella slow cooker anche un suo pezzo di dito. E dopodiché facciamo dire qualcosa anche a Luisa. Disponiamo le patate appena tagliate, le adagiamo come a formare un ripiano per mettere successivamente i pezzi di carne a contatto con le patate. Esatto, giusto, brava, perché in questo modo la carne verrà sollevata e quindi i liquidi di cottura non toccheranno appunto il pollo, e il tutto si cuocerà in modo omogeneo. Il passo successivo di questa difficilissima, con 4S, ricetta è quello di massaggiare il pollo con delle spezie. Io in questo caso ho usato della salamoia bolognese e del berberè. Cos'è il berberè? Lo facciamo spiegare al nostro chef Lorenzo. Il berberè è una spezia indiana. Benissimo, una spezia indiana, ma che cos'è? Come è fatta? Un po' di spezie. Un po' quante spezie? Non lo so. Ok, allora ti vengo in aiuto io. Il berberè è un mix di spezie che contiene
prevalentemente peperoncino, zenzero, chiodi di garofano, coriandolo, ruta, ayuan, che sfido chiunque a riconoscere cosa sia, e addirittura anche il pepe. Quindi è una sorta di spezia molto intensa e anche abbastanza piccante. Io l'ho scoperto tempo fa e lo uso praticamente ovunque, tra un po' anche nel caffè vabbè, latte. Vabbè, ma ora vuoi accendere l'altro cucchiaio? Sì, in effetti stai parlando un po' troppo. È allora di accendere sto forno, dai, su su su. Va bene, ho capito, come non detto, la lezione di cucina la facciamo nel prossimo video. Quindi 5 ore a bassa temperatura, e quando manca circa un quarto d'ora alla fine del timer, accendete il grill del forno e quando il timer della slow cooker ha finito, passate tutto in una pirofila e mettetelo nel forno per farlo un po' abbrustolire, far venire un po' quella bellissima crosticina che puntualmente noi tre ci litighiamo. Bene, direi che questo è tutto quello che vi serve per fare la ricetta delle cosce di pollo nella slow cooker. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo il sito internet slowcookeritalia.it, addirittura abbiamo anche appunto il gruppo Slow Cooker Italia su Facebook, e se volete altre ricette mi raccomando iscrivetevi al canale di YouTube Slow Cooker Italia e lascia anche un bel like. Bravissimo Lorenzo, mi hai tolto le parole di bocca. Vabbè, non mi resta altro che augurarvi buon appetito e buona slow cooker a tutti. Ciao ciao, ciao!